Questa mattina ho ritirato le dimissioni presentate l'altro giovedì a seguito di notizie confortanti che sono arrivate da Roma. Il sottosegretario Crimi ha formalmente richiesto al ministro degli interni Matteo Salvini il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione del comune dell'Aquila e di altri enti interessati dagli eventi sismici del centro Italia. A questo ha fatto seguito una comunicazione formale che mi ha fatto il sottosegretario degli interni Stefano Candiani questa mattina, che il decreto ministeriale di differimento dei termini andrà giovedì nella conferenza Stato-Regioni. Daniele Ferella all'edilizia, all'urbanistica, Carla Mannetti alla mobilità, alle infrastrutture, alle politiche comunitarie, alla Smart City. Vittorio Fabrizi, il decano della giunta, seguirà la ricostruzione privata, le opere pubbliche e lo sport, lasciato casella vuota proprio questa mattina da Alessandro Piccinini. Francesco Bignotti, unica pedina stabile della giunta, mantiene il sociale e l'assistenza alla popolazione. Poi Raffaele Daniele, che resta vice sindaco mantenendo il bilancio in questa fase difficile di approvazione ma anche ricostruzione dei beni pubblici, commercio e attività produttive. A Monica Petrella vanno innovazione e pari opportunità, a Fabrizio Taranta protezione civile e ambiente, a Fabrizia Aquilio il turismo e la promozione dell'immagine della città, Fausta Bergamotto seguirà il personale e le partecipate, al sindaco restano cultura, programma Restart e rapporti con enti e università. Una squadra finalmente al completo che deve mettersi addosso la maglietta della città e non la propria individuale casacca di appartenenza politica. Così il sindaco Pierluigi Biondi ha commentato la sua nuova squadra di governo presentata questa mattina, 10 giorni dopo le sue dimissioni, ritirate questa mattina come in molti si attendevano. Uno strappo che si ricuce mentre la macchina amministrativa si rimette in cammino verso non solo la gestione della città ma anche l'appuntamento del 6 aprile, il 10° anniversario del terremoto. Credo che questa squadra sarà in grado di rispondere alle esigenze della città, naturalmente individuando le priorità e tenendo ben presente le difficoltà in cui operiamo. Lei ha detto che tutti gli assessori della giunta dovranno togliersi la maglietta della propria appartenenza politica individuale e indossare quella della città, perché è effettivamente una giunta molto trasversale, molto particolare. Sì, è una giunta che risponde a principi in parte di rappresentatività politica, ma in parte anche di capacità tecnica di dare risposte immediate alla città. Io ho parlato con tutte le forze politiche di queste scelte che abbiamo fatto. Naturalmente i posti non sono mai abbastanza rispetto alle ambizioni e alle aspirazioni che sono legittime.